Ciao ragazze, bentornate sul canale. Allora, oggi questo nuovo makeup tutorial che spero tantissimo vi piaccia perché è uno dei miei look preferiti. Ovviamente, come sapete, amo questi look naturali, quindi comunque mi piacciono sia i trucchi nude, questi sui toni della terra, quindi è un look che mi piace tantissimo. Poi ho utilizzato degli altri prodottini che appunto vedrete all'interno del video e in particolare questo rossetto meraviglioso che è della Wet n Wild, che è un marchio che mi sta piacendo tantissimo, soprattutto per quanto riguarda questi colori bellissimi, questi colori matte di rossetti. Poi non ho avuto modo di provare altri prodotti di questo marchio, anzi se avete qualcuno da consigliarmi, se lo conoscete, se avete qualcosa, fatemi sapere perché mi fa sempre piacere condividere e saperne qualcosa in più anche da voi. Niente ragazzi, io spero che il trucco vi piaccia, appunto è sui toni della terra, questi marroni, questo dorato, ma comunque non troppo pesante. Ci sono le labbra messe in risalto da questo bellissimo rossetto che rimane appunto su questi toni, che ha tipo, va tipo nel rosa, ma un bel po' di marrone dentro, comunque è molto bello e come vi dico anche all'interno del video, è uno di quei colori che si portano tantissimo, molto in voga in questo periodo. E niente ragazzi, spero che vi piaccia, vi lascio il tutorial. Allora ragazze, dopo aver applicato il primer occhi e aver sistemato le sopracciglia, passiamo subito ai colori che andrò ad utilizzare. Oggi andiamo a prendere questa palettina che è di un'edizione limitata della MAC e questa è firmata da Rihanna. Contiene 4 colori, non li ho scelti io perché si vendeva già così, e abbiamo 4 colori tutti più o meno naturali, 2 marroncini, tutti quanti sono shimmer i colori, l'unico un po' meno shimmer è il rosa, questo qui di un rosa carne, e il resto sono più o meno tutti brillantinati. Abbiamo un marrone più scuro, più caldo, uno invece un po' più freddo e intenso, e poi abbiamo un oro brillantinato e poi, come vi dicevo, questo rosa che è più tenue. Ho deciso di utilizzare questa palettina perché volevo fare un trucco sui toni del dorato, con questi toni abbastanza caldi, che stanno molto bene secondo me sugli occhi scuri appunto. Quindi partiamo subito e vado a prendere il primo colore, il rosa della palette, ed è questo qui in basso. Lo vado a prendere con un pennello piatto, questo qui a lingua di gatto che uso sempre, e lo prelevo tamponando. Vi voglio dare un consiglio, ovvero quello di andare a prelevare gli ombretti, di qualsiasi ombretto si tratti, in particolare proprio se è un ombretto, se è una cialda che ha una consistenza molto morbida, di non andare con il pennello in maniera diciamo verticale, di andare sempre in maniera orizzontale, sia che sia un pennello a lingua di gatto, sia che sia un pennello, non lo so, da sfumatura eccetera, in maniera molto molto leggera, picchiettando e tamponando il prodotto, sia per prenderne una bella quantità comunque in maniera abbastanza satura, e sia per non andare a rovinare la cialda, perché a me dà molto fastidio vedere quelle cialde magari nuove però rovinate, perché o si prende il prodotto soltanto al centro e quindi poi abbiamo un quintale di prodotto intorno che poi magari si va anche a rompere perché appunto non ha più il sostegno. Insomma, è un consiglio che secondo me fa sì che i vostri trucchi abbiano una maggiore durata e siano diciamo preservati, e poi comunque avete una buona prelevate anche bene il prodotto perché appunto lo andate a prendere tamponandolo per bene. Bene. Andiamo subito quindi a prelevare questo ombretto e lo vado a tamponare nella prima parte dell'occhio, nell'angolo interno. Ci dà una leggera perlescenza alla palpebra, sembra quasi di non aver applicato niente, ma abbiamo una palpebra molto molto luminosa, ecco, ci dà una luminosità molto naturale, come se fosse la nostra, e quindi lo applichiamo nella prima parte dell'occhio. Andiamo con il secondo ombretto e in questo caso vado con il marrone leggermente più caldo, che è questo qui. Quindi lo prelevo sempre con lo stesso pennello, girandolo dall'altro lato, e lo vado a mettere invece nella seconda parte dell'occhio, quindi da metà verso l'esterno. Dopo aver applicato questi due ombretti della palette di Rihanna by MAC, vado a prendere invece la palette di neve, quella lì che ho composto io, e prendo questo colore molto molto bello e caldo, che è il Noisette di neve appunto. È matte come colore, ma comunque non troppo piatto, ha comunque qualche brillantezza, qualche riflesso al suo interno, e lo vado ad utilizzare applicandolo nella piega dell'occhio. Infatti i due colori ancora non l'ho sfumati, ma li ho soltanto tamponati, quindi prendo appunto con un pennellino
piccolino di questo genere. Questo è sempre il mio 231 Luxe Petite Crease della Zoeva, e lo vado a tamponare e ad applicare nella piega dell'occhio. Non andando però nella parte più interna dell'incavo dell'occhio, rimango sempre poco dopo la metà, appunto, poco dopo il centro della pupilla, se vogliamo, e quindi sfumo leggermente. Adesso, dopo aver fatto questa sfumatura, vado a prendere sempre con lo stesso pennello di nuovo un colore della palettina che vi ho fatto vedere all'inizio, e prendo adesso invece il marrone più scuro, quello un po' più freddo e anche più brillantinato, ha più pagliuzze dorate all'interno. Lo prelevo con lo stesso pennello e lo vado ad applicare invece nell'angolo esterno dell'occhio per dare intensità e scurirlo, appunto. Quindi lo tampono e faccio dei movimenti circolari per sfumare il tutto. Vado a prendere un pennello più grande da sfumatura, questo qui è il 217 di MAC, e sfumo la piega dell'occhio e l'angolo esterno in maniera abbastanza grossolana. Faccio una bella sfumatura che mi estende per bene il colore in modo omogeneo, in questo modo. Dopodiché vado a riprendere il pennellino, questo qui della Zoeva 231, e prendo lo stesso colore, quello lì che ho applicato nell'angolo esterno dell'occhio per dare intensità, andandolo a portare nella rima ciliare inferiore per, appunto, dare intensità anche lì e sottolineare la forma dell'occhio. Non lo vado a fare con un pennellino piccolo da precisione come faccio di solito, perché voglio una sfumatura più ampia. Ora, ragazze, dopo aver esteso la sfumatura, prendo quello che non ho ancora utilizzato della palettina di Rihanna, ed è il color oro, questo qui bello intenso e molto brillantinato. Lo prendo sempre con il pennello piatto dalla parte in cui ho preso inizialmente il rosa, quindi non mi andrà ad alterare il dorato. Lo vado a prelevare sempre tamponando, in questo modo, e lo vado ad applicare proprio al centro della palpebra, di modo che si vada ad unire il colore iniziale, ovvero il rosa, con il marroncino che ho applicato in un secondo momento. Quindi vado al centro e vado anche ad illuminare, dare un bel punto luce molto bello. Ora, per dare definizione alla rima ciliare sia superiore che inferiore, prendo la mia matita Teddy di MAC, che è un marroncino non totalente matte ma con qualche iridescenza, e lo vado ad applicare proprio attaccata alle ciglia, sia sopra che sotto. Dopo aver applicato la matita, prendo un pennellino angolato e vado a sfumarla. Sfumata la matita verso l'esterno, quindi in modo da allungare l'occhio, vado a sfumarla ancora e quindi a renderla meno netta, aggiungendo un altro po' del marrone più scuro e sfumando, appunto, l'angolo esterno con la matita. Per enfatizzare maggiormente, vado a prendere anche un po' di questo colore marrone ancora più scuro, e questo è tacco 12 della mia palettina di neve, soltanto nell'angolo esterno la piega dell'occhio. E ora, ragazze, vado ad applicare di nuovo il primo colore, quindi questo rosa, sotto l'arcata sopraccigliare. Adesso vado a dare maggiore intensità e definizione all'occhio ed applico questa matita nera della Pupa numero 01 Non Conventional Beauty, questa qui, nella seconda metà dell'occhio, verso quindi l'angolo esterno. Ci tengo a dirvelo perché ce l'ho da un po' questa matita, ma non mi è piaciuta per niente, assolutamente non la ricomprerei, quindi non ve la consiglio, perché mi dà soltanto, mi sporca leggermente, non so se riuscite a vedere, l'interno dell'occhio, non me lo colora, quindi non mi dà un bel nero intenso. Però la utilizzo, appunto, per finirla, devo fare diversi strati per ottenere un grigiastro, insomma. Comunque non è importante, perché non è che voglio chissà quanto nero, va bene così per questo trucco. Ora piego le ciglia e poi applico il mascara.
Applicato il mascara sia per quanto riguarda le ciglia superiori che quelle inferiori, andiamo a correggere ed utilizziamo il mio correttore della Nabla numero 1.0. Come sapete, da un po' di tempo a questa parte mi piace tantissimo andarlo a mescolare con il Bella Sveglia di Neve, perché mi dà un effetto un po' più leggero, visto che questo qui è un po' più denso e questo qui è un po' più liquido, e quindi è un effetto che mi piace tantissimo. E con il mio pennellino, questo qui del set viola di Real Techniques, questo pennello è stupendo, morbidissimo, vado a mescolarli e poi li applico sull'occhiaia, correggendo anche la sfumatura che ho fatto. Vedete come subito vado a cancellare magari la parte in eccesso. Dopo aver fatto questa correzione sia del trucco con il correttore e sia della palpebra inferiore dell'occhio, adesso vado con, come sempre, il mio pennellino da precisione, questo qui, ed applico invece i correttori nello specifico che vanno a contrastare il viola verdaceo che ho ai lati del naso. Quindi prendo prima il Dark Peach della Bobbi Brown, che va nell'arancio, lo picchietto e lo sfumo leggermente, e sopra invece ci vado ad applicare l'anti-serum di Avril nella colorazione Doré. Li picchietto tutti e due e poi la sfumatura la vado a dare con lo stesso pennello di prima, questo qui morbidissimo, è perfetto per sfumare il correttore. Corrette le occhiaie, posso andare ad illuminare l'angolo interno dell'occhio e vado con questo meraviglioso colore, questo colore illuminante che si può utilizzare appunto sia come ombretto come illuminante. Ve l'ho fatto vedere nel video di illuminanti, se non l'avete visto ve lo lascio nell'info box. Questo qui è Toile di Neve, è un colore meraviglioso, cremosissimo, veramente stupendo. Lo picchietto con questo pennellino che è il Taylor Brush, questo qui della Real Techniques, del set arancio, arancio dorato appunto, bronzo, questo colore qui. Lo vado a picchiettare nell'angolo interno, sia sopra che sotto, e vado a sfumarlo appunto verso gli altri colori. Mi dà una bellissima luminosità, come vedete. Adesso vado a truccare la base e oggi utilizzerò il sublime fondotinta di Puro Bio, sempre applicandolo la mia spugnetta, questa qui della Real Techniques, perché mi dà un effetto più naturale, non quell'effetto pastoso che non mi piace per niente. Una volta che ho omogenizzato l'incarnato, vado a prendere la cipria, la Natural Compact Powder nella colorazione Porcelain di Benecos, e vado con il mio solito pennellone. Con il Contour Brush invece vado a raggiungere le parti più difficili, più piccole, come l'angolo interno qui e la palpebra inferiore, per applicare la terra. Questa è la poudre nella colorazione Doré di Avril. Vado ad applicare un po' di fard per dare un po' di tridimensionalità alle guance e donarmi un po' di freschezza al viso, e vado con il blush della Essence Kissable nel numero 70, questo qui, con il mio pennellone, sempre il blush brush della Real Techniques. Lo applico al centro e poi sfumo verso l'esterno. Ora vado ad illuminare e utilizzo i Toile della Neve con un pennellino, questo qui, Pointed Foundation Brush, che è un pennello, diciamo, che ha la stessa conformazione di un pennello da fondotinta, però più piccolino. Io lo utilizzo, questo va bene per questo tipo di prodotto, perché questo prodotto è abbastanza cremoso, quindi è adatto. Vado ad applicarlo nella parte più alta delle guance. Guardate che effetto, ragazze! Che effetto meraviglioso mi dà immediatamente. Devo dire che è la prima volta che uso così
ragazzi, è fantastico. In questo modo abbiamo concluso il trucco occhi e viso, ci mancano solo le labbra. Ed io, ragazze, voglio andare ad utilizzare un fantastico rossetto della Wet n Wild che ho comprato qualche giorno fa, è ancora sigillato, quindi lo vado ad aprire con voi e lo applico per la prima volta con voi, quindi andiamo a vedere che effetto ci dà. Io ho visto uno swatch su Instagram, perché quando vado a comprare dei prodotti che magari sono molto consigliati eccetera, tipo appunto questi rossetti fantastici della Wet n Wild, mi informo un po' per vedere magari quali sono i colori, perché magari al momento mi piacciono tutti, non me ne piace nessuno. Invece così, guardando e vedendo un po' le recensioni, guardando un po' i colori swatchati da qualcun altro, magari messi tutti vicini, ho un'idea più limpida, mi schiarisco le idee. E comunque questo non lo stavo comprando inizialmente, poi mi sono messa un po' a guardare e mi è piaciuto tantissimo, perché è un color molto molto bello, un nude però che va nel malva, nel marroncino, quei colori che indossa spesso e volentieri Kylie Jenner, quindi che piace tanto, è molto di tendenza ultimamente. Comunque, senza troppe chiacchiere, ve lo vado a prendere e ve lo faccio vedere. Allora, eccolo qui, l'ho preso e si chiama Mochalicious. Non so se già l'avete sentito nominare o ce l'avete, fatemi sapere se avete provato anche tra l'altro i prodotti Wet n Wild, se c'è qualcosa che vi piace particolarmente. Io veramente, ragazzi, da quando ho scoperto questi rossetti me ne sto innamorando sempre di più, ora ne ho 4 e mi piacciono tantissimo, perché poi sto cercando tra l'altro di comprare le colorazioni che comunque non ho, non sto cercando di comprare proprio i dupe di colori che già posseggo, perché mi scoccerebbe alla fine avere una cosa che già uguale a un'altra, insomma, perché mi scoccerebbe avere poi un prodotto identico a un altro che neanche si distingue. Comunque, questo è il colore, guardate quanto è bello, e ora ve lo vado ad applicare sulle labbra così vediamo subito la resa e che effetto ci dà. Allora, il colore è molto compatto, è bello denso, bello saturo di colore e è molto cremoso, però non è difficile da stendere. Questi colori, appunto, non so se li avete provati, questi rossetti, ma sono matte, hanno veramente un effetto matte, però non ce l'abbiamo subito, ma dopo qualche minuto dall'applicazione. Appena li applichiamo sono leggermente cremosini, ma proprio leggermente. Ecco, ragazze, il rossetto applicato, ho leggermente corretto i bordi con un pennellino, ma comunque è facile da stendere perfettamente dallo stick, perché è molto comodo. Ragazze, è stupendo il colore, veramente è stupendo. Poi la cosa più bella di questi rossetti è proprio la qualità-prezzo, il rapporto qualità-prezzo che è ottima, perché costano pochissimo ma hanno una performance incredibile. Io li ho utilizzati più volte e se non lo vado a togliere anche quando mangio mi resta un sacco di prodotto. Io poi non amo molto avere un rossetto sulle labbra quando mangio, perché mi dà fastidio rivedermelo, non lo so, sul fazzoletto, comunque sul panino magari, quindi lo vado a togliere, ma altrimenti veramente mi resta tantissimo. Ovviamente non ha lo stesso colore, la stessa saturazione che ha quando lo mettete, però è un prodotto veramente valido che dura tanto. E il colore, questo qui in particolare, Mochalicious, è stupendo, come potete vedere, è veramente bello, dà carattere anche al trucco secondo me e si addice perfettamente. E niente, ragazze, questo era il make up finito. Io spero che vi piaccia, che possiate utilizzarlo in qualche modo e che vi abbia tenuto compagnia. Ci vediamo alla prossima e grazie per aver guardato il video.